Bentornati, fratelli di Tuberanza, nel primo episodio su Bakugan, campioni di Vestroia, il nuovo titolo uscito per Nintendo Switch. Qualche anno fa questo gioco andava molto forte sul mio canale. Voglio vedere lo stesso supporto anche per questo gioco. Perciò mi raccomando, condividetelo con i vostri amici e lasciate un bel pollicione all'insù per supportare questi video. Modalità storia, signori. Iniziamola insieme e vedremo se ci saranno altri episodi oppure no. Dipende tutto quanto da voi. Direi che ci siamo. Mi assomiglia abbastanza? Diciamo di sì. Allora, io non ho la minima idea di come è strutturato questo nuovo gioco a tema Bakugan, perché l'ultimo che abbiamo giocato qui sul mio canale era per Wii e si giocava praticamente utilizzando il Nunchuck, o come siete abituati a chiamarli. Oh? Un asteroide. Inazuma? Oh, palo. Si vede che non so io, raga, perché qua ci stava l'annessa parolaccia, però vabbè. Allora, una gara equilibrata. Parla ai tuoi amici, Saida e Miguel, della partita di calcio. Ah, ecco qua Saida. Ok. C'eri quasi, sarà per la prossima volta, Tuberanza. Oddio, forse era meglio chiamarmi Tube, però vabbè. Sul serio, credevo che li avessi in pugno. Hai combattuto fieramente. Dovresti esserne felice. Vabbè, sì, lo sono. Grazie, ragazzi, ce la farò la prossima volta. Spero. So che ce la farai. Riposiamoci un po' nel nascondiglio segreto. Credo che i magnifici combattenti abbiano caricato un nuovo video dei Bakugan. Ottima idea, prendiamo... Ok, quindi fammi capire. Ah, ok, quindi loro sarebbero tipo gli youtuber che caricano dei video sui Bakugan. Carina questo plot twist, bellino. Ciao, sono Dan Quozzo, dei magnifici combattenti, e stai guardando YouTube. Oggi ti mostrerò come usare la mappa GPS di San Barbaras. Ok. Y. La mappa è alla tua sinistra. Ok, il tuo indicatore è bianco, va bene, e quello è l'obiettivo, vabbè. A destra c'è la lista degli obiettivi attuali, si aggiornerà, va bene. Ora sai tutto ciò che ti serve per orientarti a San Barbaras. Devo andare, ci vediamo. Ok. Sì. Bene, devo andare da questo lato, già mi ero scordato. Allora, vi dico, graficamente mi sembra bello aggressivo e... Allora, ho un ottimo presentimento. Mo tocca vedere come sono fatti i combattimenti. Deve succedere per forza qualcosa, perché quando prendi le scorciatoie... infatti, ecco qua. Siamo arrivati al punto dell'atterraggio del meteorite. Wow, quello cos'è? Credi che sia collegato al terremoto di ieri sera? Forse potrebbe essere un Bakugan, andiamo a vedere. Non intendo avvicinarmi a quella cosa. Tuberanza, vai a vedere. Chiaramente, perché sono quello più sacrificabile. Certamente, no? Vabbè, tanto, regà, fa niente, è un videogioco. Se moremo, ci facciamo un altro personaggio. Credo che sia davvero un Bakugan. Non ci credo. È fantastico, un vero Bakugan. Di che colore è? No, vabbè. Ma posso scegliere tipo starter? Verde tutta la vita, ragazzi, è il mio colore preferito, abbiate pazienza. Ventus Trox. Ed è pure un dinosauro, che sono le mie cose preferite. Ma... No vabbè, sto gioco già lo sto amando. Guardate qui. Non riesco a crederci. Ok, ora dobbiamo assolutamente tornare indietro e cercare sul canale dei magnifici combattenti. Ah, ok, devo accedere qua. Congratulazioni! Hai trovato il tuo primo Bakugan! È un momento speciale che cambierà la tua vita per sempre! Scusate, sto cercando di doppiare lo youtuber da uno youtuber, però vabbè. Premi il pulsante più. Squadra. Puoi avere fino a 3 Bakugan attivi alla volta, quindi potrò catturarne tipo altri? Seleziona il tuo Bakugan. In questa schermata puoi vedere i punti di forza, le debolezze e le abilità del tuo Bakugan.
Ok, quindi è forte contro il fuoco, debole contro l'acqua, ma è anche forte contro il viola. Questa è una varietà, ok. È il tuo B-Power, più il B-Power di un Bakugan, più i danni a salute ottieni da un'abilità ba. Ok. Il G-Bakugan riesce a mantenere più potenza nelle tue abilità. Ciò permette inoltre di usare più abilità Baku una dopo l'altra. Vabbè, quelle sono le difese. È tutto per ora. Alla prossima per più informazioni sul Bakugan dei Magnifici Combattenti. Vabbè. Non riesco ancora a crederci. Io sì, Tuberanza ha sempre avuto un ostinato spirito combattivo. È perfetto. Sarà meglio per Tuberanza perché. Ah, ma sta parla il mio Bakugan! Che chiaramente è piccolino perché è una pallina. Sarà meglio per Tuberanza perché ho bisogno di combattere il prima possibile. Ha appena parlato. Ci puoi scommettere perché non avrei dovuto. Ora che mi hai trovato. Mi hai trovato sono il tuo Bakugan. Sarà strabello avere un amico mentre sono a. Dove mi trovo esattamente? Sei a San Barbaras, io sono Tuberanza, piacere di conoscerti. L'onore è mio, io mi chiamo Trox. Ora che abbiamo concluso le presentazioni, quando si combatte? Wow, ai Bakugan piace davvero combattere, vero? Fammi pensare a un buon posto. Ehi, Larry è il miglior combattente della nostra scuola, vero? Vediamo se è ancora da quelle parti. Possiamo chiedergli qualche consiglio. Ottima idea, andiamo. Sei tu Larry? È proprio Larry. Ehi, Tuberanza, è bello vederti. Ottima partita a calcio. Ho visto tutti i gol che hai segnato. Peccato per l'ultimo, non si può vincere sempre. Grazie, Larry. È stata una bella partita. La prossima volta li batteremo. Oh, sì, il motivo per cui ti cercavo è. Beh, guarda cosa ho trovato mentre tornavo a casa. Non ci credo! Che forza! Hai trovato un Bakugan, o meglio, un Bakugan ha trovato te. Ho sempre pensato che con il tuo occhio per la strategia te la cavi. Te la caveresti alla grande in un combattimento. Beh, lottiamo. Aspetta, sai già come si fa? Io sì, ma sembra che Tuberanza non sia ancora capace. Sì, esatto, quello che ho detto. Speravo che tu potessi insegnarti a combattere, ma certo, cupola sollevata, così posso mostrarti tutto quello che c'è da sapere sui combattimenti. Il Magnifico Mario ha pubblicato un fantastico tutorial per la lotta. Guardiamo il secondo passo per passo. Combatti. Ok, questo è il mio primo combattimento. Bellino! Mazza, si è diventato gigante il mio tirannosauro! Sono io, Dan Kuozo, e questa è la guida al combattimento dei Magnifici Combattenti! Questa è la cupola, una barriera di energia che appare quando inizia del combattimento e che delimita il campo. Questi sono i Bakukor, danno ai Bakugan l'energia per usare le loro abilità. Combattere lungo la griglia, ok. Sono fuori schermo, sono indicati con la cosa. Tieni. Queste sono le tue abilità. Quando ottieni energia puoi vedere i cerchi attorno alle tue abilità a riempirsi. Quando il tuo Bakugan avrà accumulato abbastanza energia per usare un'abilità, quest'ultima si illuminerà e sarà pronta da usare. Visto che hai già usato la tua abilità, non potrai utilizzarla di nuovo finché non si sarà ricaricata. Puoi vedere che la tua abilità si sta ricaricando grazie al timer che compare nello slot. Ok. Va bene, se avrei accumulato abbastanza energia non potrei usarla. Va bene. Ah, la mia salute è a sinistra e la salute dell'avversario è a destra. Completamente esaurita, beh, il Bakugan è sconfitto. Quindi io vado e chiappo questo e ritiro il mio Bakugan. Ne pio un altro e glielo tiro. È pronto. E ma come io lo faccio fare l'attacco? Baku morso. Ah, ho capito! Con X, A, B e Y. Regà, l'ho sfonnato.
cattivissimo! Il combattimento non ha più segreti per te ora. Allenati con Bakugan diversi. Non puoi mai sapere quale tattica ti porterà alla vittoria. Grazie per aver guardato i magnifici combattenti. Alla prossima. Sai una cosa? Sei davvero in gamba con i Bakugan. Prendi anche questo. Ma? Mi ha regalato un Bakugan? Più tardi ci sarà un mini torneo per nuovi combattenti. Avevo un volantino con maggiore informazione, ma è stato rubato. Perché qualcuno dovrebbe fare una cosa del genere? Stiamo ancora facendo i preparativi, ma se vuoi allenarti, ancora ti consiglio di andare al parco. Ci sono sempre ragazzi in cerca di una lotta. Io stavo combattendo con i miei amici al parco e credo che mi sia caduto qualcosa. Se trovi un oggetto vicino al lago, potresti riportarmelo? Allora. Regà, io direi che per questo primo episodio abbiamo visto e fatto abbastanza. Ora non vi rimane che supportare al meglio questa nuova serie che potreste vedere sul mio canale. Perciò mi raccomando, condividetela, lasciate un pollicione all'insù e nei commenti fatemi sapere se il gioco vi piace. Ci vediamo con, forse, il secondo episodio, sempre solo qui, su Tuberanza. Ciao! Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining.